C'è chi fa un pacco regalo e chi mette a posto gli abiti dividendoli per taglie. Essere qui al Charity Shop di Mona Lisa Onlus per questi ragazzi con disabilità è un modo per capire se e come saranno pronti nel loro futuro ad un inserimento lavorativo. Loro sono sempre emozionati, soprattutto quando arrivano i clienti e fanno a 360 gradi ciò che fa una vera e propria commessa, quindi fanno le ricevute, alcune di loro sono impegnate nel ricostruire le ricevute, quindi firmare e riorganizzare il tutto, ma l'amore che mettono nel servire proprio i genitori di questi bambini che arrivano ad acquistare. Il progetto si chiama RIDA, Raccordo Interventi Disabilità Adulti, una rete che vede come capofila l'associazione Electra e come partner Fondazione Mona Lisa, ARCI, Servizio Civile e il Velocipede. È un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che vuole appunto raccordare tutta una serie di interventi che ci sono nel territorio per i disabili che escono dal percorso scolastico, quindi raggiungono la maggiore età e entrano nell'età adulta, per diciamo anche di valutazione delle potenzialità, di potenziamento appunto delle potenzialità che hanno questi giovani e poi raccordarsi con tutti gli altri tipi di interventi del territorio per scegliere le strade migliori, i progetti individualizzati migliori per questi ragazzi. Sì, siamo appunto molto soddisfatti di poter lavorare anche maggiormente in rete attraverso un percorso quindi abilitante per i ragazzi con disabilità che appunto abbiamo ormai iniziato da circa 2 anni e quindi tramite la rete e la collaborazione appunto con associazioni del territorio, quindi in primis Electra, che è appunto capofila di questo bellissimo progetto dall'acronimo RIDA, riusciamo, ecco, tramite la presenza degli educatori ad accompagnare questi nostri ragazzi straordinari in una maggiore consapevolezza proprio dal punto di vista anche lavorativo, quindi professionalizzante. E quindi i ragazzi appunto riescono ad accogliere il cliente, a trovare la taglia giusta, a preparare un pacchetto, diciamo, ecco, quindi vediamo, ecco, che migliorano sicuramente le loro capacità anche di autonomia, anche professionalizzanti. Questo è lo spazio, dall'altra parte in realtà, dove voi poi, ecco, ospitate anche i ragazzi per il dopo scuola, c'è un'integrazione molto forte, questo è il quartiere di Saione dove ci sono tante etnie, da settembre si ricomincia, immagino. Assolutamente sì, è un progetto a 360 gradi dove l'idea proprio della Fondazione Mona Lisa è quello di aiutare la vulnerabilità, che sia una vulnerabilità appunto legata a una disabilità, in questo caso intellettiva moderata, piuttosto che una vulnerabilità legata appunto a provenienza da altri paesi e quindi multietnia e quindi aiuto al confronto appunto fra ragazzi di etnicamente appunto provenienti da paesi diversi. Quindi assolutamente sì, a settembre riavremo i nostri ragazzi, circa una trentina, che saranno accolti nella parte appunto inferiore della nostra location, sempre con un aiuto dopo scuola, aiuto compiti.